Nome: Huawei Nova 5T. Realme 7 Pro. Data di uscita: 23 ottobre 2019. Praticamente abbiamo quasi un anno di differenza. Io sono uscita il 13 ottobre 2020. Com'è il vostro look? Il mio look si ispira ai riflessi della natura e presento un brillante design a specchio. Ho uno spessore di 8,7 mm e un peso di 182 grammi. Il mio schermo è rivestito in Corning Gorilla Glass 3 Plus, che lo mantiene al sicuro, mentre la cornice e il retro sono in plastica. Sul lato sinistro è presente lo slot per tre schede, due SIM e una micro SD, e i tasti del volume, mentre il tasto di accensione si trova sul lato destro. La parte inferiore ospita invece l'ingresso jack per cuffie da 3,5 mm, la porta USB-C e il secondo altoparlante. Il primo altoparlante si trova nella parte superiore sopra il display. Ho un look unico e molto giovanile. Sono disponibile nelle colorazioni nero, blu e viola, con varianti caratterizzate da un motivo che vede il logo Nova ripetersi lungo tutta la parte posteriore. Con soli 7,87 mm di spessore e appena 174 grammi di peso, sono super sottile e leggero. Il mio display ospita la fotocamera frontale nell'angolo in alto a sinistra e una minuscola griglia per l'altoparlante nella parte superiore, con una luce di notifica a LED. Sulla destra è presente lo scanner di impronte digitali che funge anche da pulsante di accensione, che si trova sotto i bilancieri del volume. La parte inferiore ospita invece una porta USB-C accanto a una griglia dell'altoparlante. Descrivetevi. Il mio display Super AMOLED è da 6,4 pollici con una risoluzione in Full HD+, ovvero 1080x2400 pixel e una densità di 409 ppi. Il mio processore è il Qualcomm Snapdragon 720G, un octa-core con una frequenza fino a 2,3 GHz. La scheda grafica è invece Adreno 618. Ho 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 256 GB tramite microSD. Il mio sistema operativo è Realme UI basato su Android 10. Il mio display IPS LCD è da 6,2 pollici con una risoluzione in Full HD+, ovvero 1080x2340 pixel. La densità è di 412 pixel per inch. Il mio processore è il Huawei Kirin 980, un octa-core abbinato alla GPU Mali G76. Ho 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ahimè, non è espandibile. Il mio sistema operativo è l'EMUI 9.1, basato su Android 9. Chi dei due ha le fotocamere migliori? Io! Allora, io presento sulla parte posteriore un sistema quad camera così composto. Una fotocamera principale da 48 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 16 megapixel, un macro e un sensore di profondità entrambi da 2 megapixel. La fotocamera frontale da 32 megapixel. Infine, posso registrare video fino in 4K e 30 fps. Vediamo se tu sai fare di meglio. Con piacere. Anche io ho 4 fotocamere posteriori. La fotocamera principale da 64 megapixel è dotata di sensore Sony Super Sensei, in grado di rendere le foto più luminose e brillanti. La lente per ritratto in bianco e nero da 2 megapixel, la quale consente di scattare ritratti di alta qualità grazie a uno speciale filtro colore. La lente macro da 2 megapixel che permette di scoprire dettagli e infine la lente ultra grandangolare da 119 gradi da 8 megapixel con cui la vista è 4 volte più grande di quella standard. Inoltre ho una fotocamera frontale da 32 megapixel con effetto bellezza. Infine, per quanto riguarda i video, sono in grado di registrarli fino in 4K a 30 fps e per concludere posso registrare anche in slow motion a 240 fps. Non male! Com'è la vostra connettività? Supporto il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi 5, la tecnologia NFC e il GPS. Supporto la connessione Bluetooth 5.1, il Wi-Fi 5, la tecnologia FC e il GPS. Chi ha più batteria? Io! Ho una batteria da 4500 mAh e supporto la ricarica rapida Super Dart da 65 W, il che significa che passo da 0 al 100% in solo 34 minuti. La ricarica avviene tramite cavo USB di tipo C. Io ho una batteria da 3750 mAh, quindi sì, un po' meno della sua, e supporto la ricarica rapida da 22,5 W, permettendo di ricaricare il 50% della batteria in appena 30 minuti. Un vostro punto debole?
Sono dotata di rivestimento idrorepellente, ma non ho vere e proprie classificazioni. Non ho l'ingresso jack per cuffie e la mia memoria interna non è espandibile. Un vostro punto di forza. Sicuramente il mio design così compatto e sottile si adatta perfettamente alla mano. Il mio spazio di archiviazione è espandibile. Chi costa di più? Lui. Io. Mandate un messaggio al nostro pubblico. Potete trovare entrambi su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere un mi piace sulla nostra pagina Facebook e a seguirci su Instagram. Mi raccomando, attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri video. Salutate! Ciao!